è il momento di dire qualcosa sulla base di quello che è successo negli ultimi tempi, anche per diciamo chiarire alcuni aspetti che secondo me sono molto importanti, e faccio un passaggio diciamo breve, cerco di essere breve, perché la sensazione è che ci si sia molto concentrati sulla forma e molto poco sulla sostanza di questa lettera di intenti, che è stata, che poi è più che altro una condivisione di progettualità, che è una novità nel calcio, e questo me ne rendo conto, però vi posso assicurare che ne succede molte peggio, molto di peggio. C'è allenatori che pagano per allenare, c'è allenatori che portano gli sponsor per allenare, c'è genitori che pagano per far giocare i figli, e questo succede un po' da tutte le parti. Diciamo che quello che è successo rientra un po' in quello che è anche l'entusiasmo e la voglia di vincere che ha il nostro presidente, no? Quindi una volta presa visione di questa lettera da lui scritta, qualcosina ovviamente abbiamo sistemato. Onestamente non ho visto niente, non credo che sul resto del contenuto ci sia cose che mi impicchino o che mi obblighino a fare determinate cose. Non credo di dover stare qui a dire, e non è che mi riferisco a voi, cioè io parlo in generale, da Bolzano a Caltanissetta hanno parlato di questa lettera. Non credo di dover dare spiegazioni a nessuno, la mia storia parla per me sotto tanti punti di vista, quindi io continuerò sempre a dire quello che penso in faccia a chiunque, sapendo che magari a tanti non piace sentirsi dire la verità, che poi la verità diciamo è solo il mio pensiero, no? Perché non è che esiste un Vangelo secondo Cristiano Lucarelli. Io sinceramente dico in faccia alle persone quello che penso, che è semplicemente il mio parere. L'ho fatto, lo faccio e lo continuerò a fare. Quindi, ripeto, capisco il clamore, capisco la novità, capisco tutti quelli che parlano, però secondo me ci si è concentrati poco sul contenuto di questa lettera. Quindi da ora sono a disposizione, se avete qualche domanda sono qui per cercare di chiarirvi un po' le cose, anche se secondo me, insomma, se uno legge attentamente si capisce che quella lettera non mi toglie niente della mia libertà professionale e morale. No, io l'ho letta attentamente quella lettera, penso che aggiunga molto a quello che è stato il tuo percorso, perché ho preso degli appunti, no? Quando dici non sconvolgere la squadra è un passaggio fondamentale, secondo me significa dare anche una rassicurazione nei confronti della piazza e nei confronti tuoi, che non verrà smantellata la struttura principale della squadra, ma anzi su di questa verranno fatti degli innesti. Mi pare di poter dire un altro passaggio importante è quando scrivi, chi l'ha scritto. No, io forse l'avrei scritta un po' meglio. Che i quattro over che escono sono le riserve, quindi un'ulteriore conferma al tuo lavoro e alla tua, come dire, predisposizione nei confronti di questa società. E poi ti voglio portare ad un'altra riflessione. Tra i moduli che sono stati citati, che probabilmente no, sono stati messi così, non ho letto il 3-5-2, che è stato il modulo che tu hai utilizzato. Questo passaggio mi pare importante perché, come dire, è un rafforzamento della tua posizione anche nella costruzione della rosa dell'anno scorso, no? Di un progetto che va avanti da diversi anni. Quindi, per quanto mi riguarda, questa lettera non fa altro che rafforzare la tua posizione. Anche secondo me, e mi fa piacere che
A meno che non pensiate che mi sia rincoglionito o drogato, vi posso assicurare che nonostante non venga da quartieri nobili di Livorno, sono sempre riuscito a stare lontano dalla tentazione anche di una semplice canna, quindi se ho fatto dopo un po' di giorni questa scelta, credo di averci dei motivi validi per averla fatta, altrimenti non l'avrei fatta. E penso che alla fine sia un qualcosa che porta un valore, perché giustamente, come hai detto te, sul primo rigo si parla di non sconvolgere la squadra. Chi ha mai parlato di sconvolgere la squadra? Anzi, un mese fa l'idea era di mettere 4 under, oggi siamo a un numero un po' più elevato, quindi credo che sia un qualcosa che rafforza l'intenzione e le ambizioni del nostro presidente, non è un qualcosa che toglie. Un mese fa non erano questi discorsi, quindi è un qualcosa che porta, che aggiunge. Viene messo chiaro che la squadra giustamente la vestirà il direttore sportivo, perché è quello che è pagato per rinforzare la squadra, no? Quindi era giusto metterlo per scritto. C'è scritto dei moduli. Ovviamente noi dobbiamo andare a fare un mercato. Io non è che se il mio presidente o il mio direttore sportivo mi domandano che modulo puoi fare, 3-5-2, cioè, si individua dei moduli che possono esaltare al massimo le caratteristiche di questa squadra. Vi siete sbizzarriti col 3-5-2, chi gioca, se gioca Falletti, gioca Partipilo, gioca quello, gioca l'altro. Noi non abbiamo le caratteristiche dei nostri attaccanti, non fanno sì che il 3-5-2, che ci ha portato dei risultati, ma le caratteristiche dei nostri attaccanti non sono da 3-5-2. No, abbiamo detto giusto. Non sono da 3-5-2, lo abbiamo fatto. E l'ho fatto anche contro la volontà del presidente, perché il presidente, quando alla vigilia della partita col Cosenza è venuto a sapere che avrei giocato col 3-5-2, non è che ha fatto salti di gioia, ma io mi sono preso le mie responsabilità e ho scelto 3-5-2, e da lì abbiamo iniziato un percorso col 3-5-2 che ci ha portato a fare tanti punti nella parte finale del campionato, ma ovviamente dovevamo identificare un modulo che potesse far giocare tutti i nostri giocatori più bravi insieme. Il modulo che per me, che sarà quello di partenza di quest'anno, che oltretutto abbiamo già anche proposto, è il 4-3-2-1, con Partipilo e Falletti dietro la punta centrale, Palumbo da mezzala, ovviamente dà delle garanzie di più rispetto a giocare a due, perché noi dobbiamo dirlo, abbiamo 4 giocatori molto forti per la categoria, ma anarchici tatticamente tutti e 4, nessuno dei 4 partecipa alla fase difensiva della squadra, quindi abbiamo cercato un abito che potesse supportare questa anarchia tattica, no? I giocatori più talentosi ce n'è pochi che riescono a dare un contributo anche difensivo alle squadre, no? Quindi ovviamente poi nel calcio c'è l'emergenza, c'è la situazione, nessuno a me mi vieta, se siamo in vantaggio 1-0 all'85esimo in trasferta, di mettermi 3-5-2, non c'è nessun tipo di veto. Si è detto soltanto di rimanere su dei moduli che potessero esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori. Cioè, voi tanti si aspettavano magari che ripartissimo dal 3-5-2 perché abbiamo fatto 7 risultati, però non possiamo nemmeno buttare via un anno e mezzo di lavoro di squadra costruita per fare il 4-2-3-1. E quindi, appunto, no, immaginatevi voi, se per 7 partite per molti si doveva ripartire col 3-5-2, io dico forse era meglio
figuriamoci cosa dovevamo fare per 50 partite fatte con il 4-2-3-1 che hanno prodotto determinati risultati e determinate situazioni. Io credo anche lì di essere stato coerente, perché la squadra l'anno scorso è stata costruita, o diciamo si pensava di averla rafforzata per il 4-2-3-1, poi i risultati, ma più che i risultati secondo me era l'interpretazione, ma io dovevo essere coerente fino alla finestra di mercato di gennaio con quel modulo. Poi ho segnalato quello che secondo me avevamo necessità per continuare su quella strada. Ovviamente le strade del mercato, oltre al fatto che la società ha una sua filosofia che io al 99% condivido, perché le squadre si fanno a giugno, non si fanno a gennaio. Poi a gennaio ci può essere dei problemi, noi abbiamo avuto dei problemi, si è manifestata l'esigenza di inserire un difensore, l'abbiamo inserito. Però io coerentemente ho portato avanti un progetto per dire: se vogliamo andare avanti col 4-2-3-1 io ho bisogno di alcuni innesti. Non è stato possibile per tutta una serie di motivi, comprese le difficoltà di reperire nel mercato di gennaio giocatori pronti fisicamente, pronti mentalmente per poter fare, e ho deciso di cambiare modulo. Poi l'altra che è scritto è che io avrò a disposizione due campi in erba del quale la società già ha provveduto a individuarli e a effettuare lavori investendo, mi sembra, 130.000 euro. Bene, noi oggi, fino ad oggi, siamo allenati solamente su il campo in sintetico e qualche volta anche sullo stadio. Ovviamente voi sapete le problematiche di allenarsi tutti i giorni sul campo sintetico, le problematiche di fare una doppia seduta sul campo sintetico, quindi la società mi ha messo a disposizione due campi in erba aspettando il centro sportivo. Ovviamente il presidente mi ha detto che è disposto a fare qualsiasi sacrificio per rinforzare lo staff tecnico. È possibile che vengano inserite altre persone all'interno dello staff tecnico. Resta inteso tra me e la società che durante tutto l'anno calcistico non si parlerà mai di obiettivo salvezza, ma sempre solo di protagonismo nel campionato in corso. È giusto, perché la Ternana quest'anno ha fatto il suo apprendistato, la Ternana quest'anno ha fatto quello che dovevamo fare, la Ternana ha sempre giocato anche quest'anno per vincere, lo dicono i numeri, non è che, anzi forse magari se qualche volta avessimo giocato per non vincere o non perdere, probabilmente avremmo fatto qualche pareggio in più, però quanti? 4? 5? 5 punti, 4 punti, con due vittorie ha recuperato, con due vittorie al 95esimo, al 93esimo, al 92esimo, alla fine i punti sono quelli, no? Perché se ti giochi per vincere a Cittadella ti pareggiano al 91esimo, in 3 minuti non fai un gol che ti viene annullato e poi ne vai a fare subito un altro, no? Quindi, e oltretutto non mi ricordo neanche una partita dove noi per cercare di vincere la partita abbiamo preso un contropiede al 90esimo e abbiamo perso, non me ne viene. Ci ho pensato, perché prima di fare questa conferenza stampa volevo essere certo di quello che dicevo. Non mi ricordo una volta che dici: caspita, abbiamo perso perché siamo andati a cercare di vincere. Non è mai successo, noi quando abbiamo perso è perché siamo andati sotto subito. Non c'è mai stata una partita che abbiamo perso noi al 90esimo in contropiede prestando il fianco all'avversario. Poi il nostro presidente mi dice: dobbiamo cercare di migliorare la fase offensiva. La mia squadra ha fatto 164 gol in 2 anni, quindi mi devo preoccupare di 164?
80 partite quindi 70, 74 di campionato più un po' di Coppa Italia, 164 gol in 78 partite, quindi devo solo continuare su questa strada. Poi giustamente dice dobbiamo migliorare la fase difensiva, è vero che dobbiamo migliorare la fase difensiva, però anche lì, a parte l'inizio del campionato dove c'era un certo atteggiamento che quindi facilitava soprattutto sulle nostre palle perse, non tanto su determinate situazioni, abbiamo preso 61 gol. Anche lì faccio presente che per esempio noi abbiamo preso 7 gol in 2 partite da Lecce, 5 gol dalla Frosinone in 2 partite. Poi abbiamo preso, per farvi la corte breve, 7-8 partite, 8 gol dall'Ascoli, siamo e siamo già a 20. Ho fatto un calcolo che noi praticamente 36 gol abbiamo preso in 9-10 partite, poi il resto abbiamo preso in 20 gol, 27-28 partite, ora non mi viene bene. Quindi andiamo ad analizzare magari queste partite, fermo restando che è un dato che va abbassato se vogliamo provare a essere protagonisti, no? Che noi sappiamo che abbiamo subito una quindicina di gol in più rispetto a quelli che servono per poter essere protagonisti, perché noi, se si vuole essere protagonisti, dobbiamo prendere meno di 45 gol assolutamente, continuando ad avere questa media realizzativa. Se invece non dovessimo riuscire ad avere questa media realizzativa, allora dobbiamo andare intorno ai 36-37 gol se vogliamo cercare di essere protagonisti. Quindi altre cose nel biennio di questo staff, ci sono 76 partite, 45 vittorie, 15 pareggi, 16 sconfitti. Quindi la mia squadra ha sempre giocato all'attacco per cercare di vincere le partite. Quindi io ritengo che ciò che è scritto su questa lettera sia talmente scontato, no? Che non. E io sono stato quello, siccome mi piace prendermi responsabilità, il baratto era che si pubblicasse questa lettera, perché siccome io sono molto solare e non faccio compromessi e mi piace la trasparenza, siccome ci trovavamo davanti a un qualcosa di nuovo nel mondo del calcio, ma com'è innovativo il nostro presidente anche su altri campi, quindi fa parte un po' del personaggio Bandecchi. Secondo me la linea di rischio poteva essere che se io disgraziatamente mi sposto il ciuffo in panchina, uno può venire il dubbio che l'ho spostato perché era scritto sulla lettera. E invece io ho detto va bene, firmo questa lettera, però questa lettera deve essere pubblicata in modo che tutti devono sapere, tutti i nostri tifosi, i nostri giornalisti, i giocatori stessi, perché sennò uno si può domandare cosa mai posso aver firmato. E quindi ho preteso io, e di questo mi prendo la totale responsabilità, che quello che si firmava venisse pubblicato. I motivi di questa scelta: sicuramente la condivisione e la voglia di provare a fare qualcosa di importante, no? Io credo che questo giocattolo funzioni da quando c'è Lucarelli e il suo staff. Risultati alla mano. E quindi mi sarebbe dispiaciuto che fosse stato, se per il mio orgoglio doveva essere un altro a beneficiare di tutto il lavoro che abbiamo fatto noi, del beneficiare di una società che comunque non ti fa mai mancare niente, che è disposta a fare qualunque sacrificio. Mi immagino un colloquio mio con un presidente negli ultimi 15 giorni, magari di una società ambiziosa come la Ternana per l'anno prossimo, e mi immagino che mi possa sentir dire le stesse cose che mi chiede Bandecchi oggi, no? Una squadra che cerca di fare la partita, una squadra che deve lottare
deve coltivare un sogno. Se si tratta di coltivare un sogno, io nella mia vita ne ho coltivati tanti, sulla mia pelle, perché sognavo e l'ho coltivati con una maglia che non è una maglia della Juve, dell'Inter, del Milan. Io volevo portare il Livorno in Serie A, l'ho portato in Coppa UEFA. Io volevo arrivare in nazionale, ci sono arrivato con la maglia del Livorno, no con una maglia di quelli che ti chiamano a prescindere perché giochi in quelle tre squadre lì, allora ti chiamano in nazionale. Io volevo arrivare in nazionale, ci sono arrivato con la maglia del Livorno, non ci sono. Volevo fare qualcosa di importante, ho fatto il capocannoniere in Serie A. Volevo venire a Terni a vincere il campionato, ho fatto 18 record. Avevamo un sogno, vincere la Supercoppa nel derby, l'abbiamo fatto. Solo i derby? Avevamo un obiettivo quest'anno, fare 50 punti, ne abbiamo fatti 54. Quindi forse di coltivazione di sogni calcistici, un po' me ne intendo, imprenditoriali no, ma calcistici un po' me ne intendo, no? Penso di aver contato un migliaio di messaggi tra Instagram e Messenger di gente, di tifosi della Ternana, che mi hanno scritto anche dal Brasile, non sapevo che la Ternana c'era tifosi in Brasile, che mi chiedevano di restare, che mi chiedevano di mettere da parte il mio orgoglio. E questo non è in particolare trascurabile. Io ho fatto un qualcosa che forse in passato non ho fatto neanche per la maglia del Livorno. Ho fatto un qualcosa di cui mi sono meravigliato anch'io. Però ora è anche tempo di essere concreti. Io voglio crescere, voglio fare dei campionati competitivi, voglio portare la Ternana in Serie A. Poi ci vorrà un anno, ci vorrà due anni, ci vorrà tre anni. Stiamo facendo un percorso di crescita normale che si doveva fare. Poi la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, nessuno può sapere quando questo accadrà, però noi adesso ci, anche con le garanzie della società in termini di rinforzamento della squadra, adesso ovviamente la palla spetta alla società, quindi dove potevo trovarla una società migliore per poter conseguire anche il mio di sogno, no? Perché io quest'anno farò, inizierò col 10° campionato, sono già passati 10 anni, conosco l'ambiente, conosco i tifosi, conosco i miei giocatori, abbiamo seminato, dovevo scegliere e ho fatto quello che ho ritenuto più opportuno. C'è anche un motivo nobile per cui sono rimasto, non lo posso dire. La voglia di vincere ce l'abbiamo sempre avuta, ce l'abbiamo avuta anche quest'anno, ovviamente è stata un'annata piena di difficoltà, tante, tante le avete sapute, tante non le avete sapute. Non è stata per niente facile questa stagione, credo che sia stata una stagione che ci ha fatto crescere tutti. Adesso ci sentiamo pronti, anche se in cuor mio speravo di esserlo già quest'anno, poi abbiamo dovuto prendere diciamo coscienza che magari quest'anno anche gli episodi non ci hanno molto, ci hanno tolto qualche punto. Le mie esternazioni post Frosinone sono esternazioni di un allenatore che l'anno scorso, quando vinceva 7-0, veniva vinta la stampa e diceva che i primi 5 minuti non mi erano piaciuti o gli ultimi 7 non mi erano piaciuti, perché c'era da tenere una mentalità, c'era da costruire una mentalità. Una mentalità che, nonostante gli ingredienti fossero gli stessi,
giocatori, società, presidente. Bandecchi è sempre stato ambizioso, non è che è diventato ambizioso, è sempre stato ambizioso. Giocatori, il gruppo storico è questo. Quindi se in questi due anni abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, probabilmente un po' di mentalità, qualcosina l'abbiamo portata a servizio non solo della squadra, ma cercando a volte, passando anche per presuntuosi, ma cercando anche di estenderla, perché poi la mentalità è generale, non è solo di chi si spoglia e va in campo, la mentalità deve essere di tutti, la mentalità deve essere di squadra che vuol vincere, e questa mentalità si costruisce. Le mie parole dopo Frosinone erano un pungolo per i giocatori, erano lavorarli sullo stomaco e sul fegato, non erano di resa, era per andare a stimolare, per andare a farli incazzare, per vedere se... Ovviamente non potevo essere contento di una partita dove si rimane in superiorità numerica dal 25esimo, 26esimo e il tuo avversario in 10 continua a metterti sotto. Io non potevo essere contento, no? Quindi ho cercato di lavorare sul fegato. Nel calcio succede spesso. Succede anche tante altre cose alla fine dei primi tempi, tante. Quindi tutto quello che si fa lo si fa nell'interesse della Ternana. Un'altra cosa, quando si parla di orgoglio, vuol dire, quindi ho messo da parte l'orgoglio, quindi vuol dire che c'era anche la possibilità di non continuare avanti insieme? Certo. Per molti giorni questa idea... C'entra qualcosa discorso fatto post Cosenza, post partita col Cosenza, questo qui, oppure sono altre valutazioni? No, è una valutazione solamente che rischiavo di farmi sovraffare dall'orgoglio anziché dalla logica. Posso un'altra domanda, che un passaggio che per ora credo sia stato. Allora, quando si dice, sempre sulla lettera, il Leone reintegrerà i giovani che non sono stati l'anno passato di mio interesse, quali sono questi giovani e a chi si riferisce? No, ci sono stati giovani non di interesse? No, probabilmente il presidente intendeva giovani che non sono stati utilizzati. Quindi calcisticamente si chiamano in un altro modo. La lettera è stata fatta all'università, è stata chiamata in un altro modo. Calcisticamente si dice giovani che non hanno avuto spazio. Probabilmente questa è la conclusione che ha tratto il presidente. Perché tutti i miei giocatori sono di mio interesse. Paolo, anticipato, volevo chiedere appunto se c'è stato un momento in questi giorni in cui si è visto lontano da Terni, e insomma quanto è durato questo momento, cosa pensate? No, ve l'ho detto, c'è stato più di un giorno che mi sono sentito lontano da Terni perché ragionava l'orgoglio di Lucarelli. Poi per fortuna tutta una serie di cose hanno fatto sì che non ragionasse più l'orgoglio di Lucarelli ma ragionasse la testa di Lucarelli. Che quando ci si mette, quando si concentra, è anche bravo. È anche una testa che sa riflettere. Mister, una precisazione. Nella lettera c'è scritto la squadra la farà il mercato, la squadra la farà il direttore sportivo. Poi è scontato che la farà il direttore sportivo, però quella precisazione lascia un dubbio, ovvero la fa il direttore sportivo e la mette a disposizione dell'allenatore. Io se mi verrà chiesto un parere come l'anno scorso, oppure di nominare una serie di giocatori che poi per una serie di motivi non è stato possibile prenderli, lo farò. Società, io ho informato quello che secondo me c'è da fare e ho fatto anche qualche nome. Poi mercato, per fortuna non me ne occupo io, tra virgolette. C'è una libera espressione per tutto il campionato, sia di Bandecchi che di Lucarelli. Riguardo? Lì non c'è scritto. Riguardo? C'è messaggi Instagram del presidente, conferenze stampa dell'allenatore, non so, contingentare, insomma. Quello che c'è, quello che avete visto è quello che è sulla lettera, quindi. I lunghi silenzi di Lucarelli, no? E secondo me erano eloquenti,
poi quanto è stato importante poi l'incontro invece di lunedì mattina con il presidente, se in quell'incontro è nata proprio lì, accantonare l'orgoglio, mettersi d'accordo. Il presidente è stato bravo perché mi ha preso sull'orgoglio, ma nella maniera giusta. Mi ha detto che se mi fossi rifiutato sarei stato un codardo, perché lui non mi stava chiedendo niente di particolare, non mi stava imponendo niente, quindi è stato bravo perché mi ha preso per il pelo giusto. Lunedì mi ha preso per il pelo giusto. È stato determinante quindi l'incontro lunedì? Beh, direi di sì, lui è venuto da Roma, di solito siamo noi che si va a Roma, è venuto nella maniera giusta, ma bastava poco, non è che... anche perché io poi gli ho fatto una battuta a un certo punto, ho detto ma scusi, ma io con chi devo parlare, con Bandecchi di Instagram, con Bandecchi delle interviste o con Bandecchi che ci parla a quattro occhi, perché mi manda un po' in confusione, no? Io mi relaziono con tre Bandecchi, quindi... Ma bene? Lei giustamente adesso nuovamente ha ripreso un concetto di cui lei ha parlato spesso anche molto nelle conferenze stampa post partita, cioè ha detto io ho l'ambizione di andare in Serie A con la Ternana, può lavorarci un anno, due anni o tre anni. È un discorso giusto e logico che lei ha fatto citando esempi come la Cremonese e Lecce altre volte. Non mi pare però che questo sia lo stesso concetto di Bandecchi, che invece più volte anche proprio su Instagram ha detto che lui vuole andare l'anno prossimo in Serie A. No. C'è una lettera, c'è un'introduzione su un'altra cosa, ci siamo trovati d'accordo sul coltivare il sogno Serie A. Ho sposato quel termine. Non saremo soli l'anno prossimo, penso siamo 10-12 a cercare di migliorare le squadre e cercare di fare i campionati di vertici. C'era anche un passaggio che diceva gli anni a seguire. Lui, quello è il suo obiettivo, prima lo raggiungiamo meglio è, ma noi il primo di luglio quando ci raduneremo saremo tutti diversi, mentalmente saremo diversi rispetto all'approccio dell'altro campionato, a partire da me e il mio staff, a partire dal presidente, perché abbiamo visto, io la Serie B l'ho vinta due volte da calciatore, questa Serie B è diversa. Quindi il primo luglio saremo diversi, anche noi, nell'approccio a questa stagione, perché comunque ci sentiamo tutti cresciuti. Sarà difficile, mister, trattenere tutti i migliori, perché ovviamente c'è una scala di valori, no? Al di là del gruppo, quello che si vuole. Qual è la tua sensazione, al di là su questa domanda, magari potremmo farlo più al Leone, che sta già parlando con i calciatori. Io intanto credo... Io intanto credo che la soddisfazione è che oggi le altre squadre guardino ai calciatori della Ternana. È bello che i giocatori della Ternana abbiano mercato, perché di solito magari si era abituati che dovevamo magari pagare gli ingaggi noi per sistemare i giocatori, quindi se oggi i giocatori della Ternana sono attenzionati vuol dire che è stato fatto tutti insieme un lavoro di un certo tipo di crescita che deve continuare, quindi se lo vogliamo continuare tra i tele conclusioni. Francesco, io una cosa, mister, io sono d'accordo che alla fine non ci vedo niente di male di questa lettera, nuovo modello di comunicazione dall'estremo ai Bandecchi, ci aspettiamo sempre di tutto, quindi non è una novità per noi, però secondo me questo documento porta alla fine un'assunzione di responsabilità più per il presidente, per il direttore sportivo, perché c'è scritto tutto punto per punto e ovviamente il mister si mette a disposizione con le garanzie della società, quindi è un'assunzione di responsabilità tutto tondo, dove il progetto con il coltivare il sogno vale per tutti, quindi nessuno di tutte le persone in causa, alla fine se ci vorrà un anno, ci vorranno due, quello che ci vorrà, siete tutti sullo stesso piano. Ma infatti la bellezza di quella lettera è proprio il fatto che siamo tutti in discussione. E quello che chiedevano prima, l'anno scorso disse Bandecchi, dopo il 21 agosto non parlo più. Ovviamente nella lettera non c'è, sicuramente non succederà,
però speriamo che questo documento lo aiuti pure a abbassare il profilo per non creare anche dei problemi. Ma guardi, io personalmente non sono uno che si lascia condizionare, no? Anche perché poi io credo di avere un rapporto col presidente privato per il quale capisco il senso di quello che dice ogni volta che lo dice, quindi a me non mi turba. Onestamente, personalmente, è più la rottura di scatole che poi mi chiamano 500 persone per dirmi: ma hai litigato con Bandecchi? No. Ma hai discusso con Bandecchi? No. Ma hai... Però se io dico, lui non mi faccio condizionare dalle... perché lo so perché lo dice. Lo fa come per spronare comunque i giocatori? Ma sì, ma è giusto perché lui fa così anche sul lavoro, quindi cioè, lui sprona continuamente le persone per cercare di andare sempre oltre il risultato, per cercare... A me mi ha fatto un contratto di 3 anni, magari nella sua testa poteva aver paura che io mi potessi sedere per quel contratto e a modo suo mi ha pungolato, ma io lo conosco, cioè so, io non ci vedo, io sono convinto che Bandecchi il giorno che mi dai di qualcosa di brutto non me lo dice tramite Instagram, telefono, oppure mi chiamo nel suo ufficio, no, fino a che il mezzo di comunicazione è quello, io so che lui lo fa per stimolarmi, non lo fa per... Noi d'altronde siamo davanti a una persona che ha costruito la sua fortuna facendo qualcosa di diverso rispetto agli altri. Probabilmente nella sua ambizione c'è di farlo qualcosa di diverso anche, e lo sta già facendo, mi pare, no? Perché credo sia l'unico presidente che va su Instagram e dice quello che dice. Quindi io penso che lui conosca perfettamente tutto ciò dal punto di vista motivazionale, dal punto di vista dei messaggi che manda. Io penso che non lo faccia tanto per... lo faccia perché vuole mandare dei messaggi che poi noi bisogna essere bravi a cogliere, ma anche perché ha scelto lui, quindi essendo una persona che ragiona in ottica di lungo periodo sa che cos'era. Guarda, io la prima cosa che ho detto quando siamo incontrati, gli ho detto: scusi, ma vuole le mie dimissioni? E lui mi ha detto: Lucarelli, a me il suo stipendio non mi fa diventare né ricco e né povero, quindi se la devo mandare via io la mando via. Semplice. Considerato che Bandecchi sa cosa significa la parola programmazione in qualsiasi ambito imprenditoriale, quindi anche nel calcio, dopo un grande anno di record, una vittoria strepitosa in Serie C, un anno in dire per me non è assolutamente da disprezzare, è strano che uno che ragiona l'imprenditore dice: vabbè, basta, Lucarelli ha fallito, mando. Non è possibile, almeno un altro anno è chiaro che può essere, può essere anche una strategia quella di far passare un risultato gradito come un risultato non gradito per alzare l'asticella. Io me le faccio queste domande. Alessandro, mister, poco fa, se si vuole costruire una mentalità bisogna, se no non si viene qui come facevo io l'anno scorso dopo un 7-0 a dire che non mi erano piaciuti i primi 5 minuti o gli ultimi 5 minuti. Io infatti ho sempre pensato che Bandecchi questa mentalità ce l'ha. Probabilmente ha capito, sentendo i miei argomenti, sentendo le mie interviste, sentendo tante cose, poi magari forse non ha capito perché l'anno scorso spingevo in quella direzione e quest'anno no, però io lo so perché lo facevo. Perché poi io vivo lo spogliatoio tutti i giorni, conosco pregi e difetti della mia squadra, quindi non è che bisogna fare copia e incolla ogni volta, no? È come sulla questione tattica, non è che tu devi utilizzare solo un vestito. Può darsi che il campionato ti porti ogni tanto a dover anche cambiare abito. E lo stesso discorso vale per la comunicazione. Io differenzio sempre la comunicazione interna fra la comunicazione esterna. Cioè, comunicazione interna è quella che ho con la squadra, comunicazione esterna è quella che ho con voi e che mando ai tifosi, sono cose diverse, non possono essere sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Mister, dicevo, poco fa parlava di cambiamento di strategie, no, per quanto concerne il mercato rispetto a un mese fa. Un mese fa si parlava solo dei 4 under, sulla lettera compaiono anche, no, l'integramento oppure la sostituzione di 4 over. Quanti nuovi giocatori arriveranno più o meno? Questo dovete parlare col direttore sportivo. Beh, lei ha detto che ha fatto delle richieste, no? Sì. Comunque ha fatto anche però l'ha detto al mercato è Luca Leone. Quindi non si vuole sbilanciare.
No, non so se la società. E adesso sono 8, se 4 over vanno via e 4 arrivano, altri 4 under vanno e altri arrivano, sono 8 nuovi giocatori. Io prendo atto. Altre domande? Prego, Simone. Questo aspetto. L'anno scorso ho avuto l'impressione, magari totalmente sbagliata, non lo so, che tra le difficoltà di cui non siamo venuti a conoscenza, ovviamente, magari anche qualche problema interno, non tra lei e Bandecchi, magari tra lei e il direttore sportivo. Mi pare che con la firma della lettera di intenti questo, se è così, sia stato anche per diversità di vedute, non lo so, in passato e per il futuro sia stato tutto sistemato. Quindi le chiedo, a stagione finita, adesso che si è fatto il bilancio, c'è stata la lettera, si è azzerato tutto, dal primo luglio ha detto giustamente nuova mentalità, se effettivamente tra le difficoltà che ci sono state magari qualche contrasto interno che si è sviluppato con il direttore sportivo. Dipende cosa intendi per contrasto interno. Se pensi, già che mi rispondi se, così. No, se te dici contrasto, che c'è stato un litigio, direi di no, perché Leone mi pare che l'avete sempre visto intatto, quindi problemi non ce ne stati. Se mi dici che per una crescita della società ci debbano essere delle diverse opinioni di dialettica, di situazioni, ma ovviamente noi si faceva anche l'anno scorso, noi ci si confrontava anche l'anno scorso quando si vinceva tutte le partite, quindi a volte può essere successo che magari noi eravamo d'accordo, avevamo delle vedute diverse su un giocatore piuttosto che su una strategia, ma quello, se si fosse sempre tutti d'accordo, sarebbe un problema, perché vorrebbe dire io stesso quando ho deciso di fare l'allenatore non è che mi sono creato uno staff perché avevo bisogno di gente che mi dicesse sempre di sì. Mi sono creato uno staff di gente che mi dicesse quasi sempre di no, e loro sanno perfettamente che anche la cosa più stupida che possano dirmi, che sanno già che io gli dirò di no, loro hanno l'obbligo di dirmelo, perché magari io lì per lì non gli do soddisfazione, ma poi magari vado a casa e ci ripenso. Quindi per me la diversità di pensiero, il dibattito in una società calcistica come in qualunque altra società è quello che ti fa andare avanti, no? Perché se non ci mettiamo mai in discussione nessuno, diventa un problema crescere. Se invece te hai delle persone con cui ti confronti e spesso cresci proprio quando magari non si è d'accordo sulle cose, no? quando siamo tutti d'accordo. Quindi se tu mi dici che ci sono state delle chiacchierate sul fatto che si poteva essere d'accordo o meno su un giocatore o su una situazione, o su un reparto, o su un altro tipo di situazione, ti dico, noi siamo sempre confrontati anche l'anno scorso. Poi se quest'anno, siccome si è vinto un po' di meno, allora sono usciti discorsi diversi, quello la fantasia popolare sappiamo che da tutte le parti ha risonanza. Senti, 2060 tu sei il presidente di una società di calcio. Ma io spero di essere sempre vivo nel 2060. No, gliela fai firmare una lettera del genere al tuo allenatore? Ma nel 2060 può darsi. Ma io faccio una domanda, no? Ma anche, e non vi voglio offendere, però vedo tanti di voi che sono un po' in su con l'età, no? Ma nel 1980, nell'anno 80 la comunicazione era quale oggi? No. Nel 2000 la comunicazione era quale oggi? Ma neanche due anni fa era quale. Cioè oggi lo strumento social è la comunicazione di tutti, no? Quindi, prima e dopo, quindi allora, nel 2060 può darsi che ci sia un altro tipo di comunicazione, quindi ti non lo so. Il titolo di aver aperto una strada nuova. No, ma guarda, no. Ma guarda, io penso che sia una cosa nuova. Poi io voglio crescere, intanto come ho detto vorrei essere il terzo allenatore che porta la Terna in Serie A. E per l'appunto, se non mi sbaglio, Toscano. Quindi, poi la mia intenzione è quella di provare, coltivare un sogno, quella di provare a arrivare a allenare a livelli importanti. E io credo che Bandecchi non sia il peggiore dei presidenti. Quindi io non avrei firmato la lettera di Olivieri a dovuto al cambio di comunicazione, perché nel bisogno magari non si faceva. Ma è giusto che. È giusto che Olivieri prenda questa posizione perché è il presidente dell'associazione, no? Quindi è normale, ma noi non è che abbiamo firmato
noi abbiamo trasformato una stretta di mano guardandosi negli occhi in un pezzo di carta. Non mi pare che abbiamo fatto qualcosa di sicuro è una novità, su questo non è che si può negare, no, però quante novità ha portato il presidente. Se voi, io poi, voi l'avete vissuto anche più di me, no, ma io da lontano ho visto un presidente che un anno mi pare ha fatto gli abbonamenti a 5 euro. Si è mai visto nel calcio? Non si è mai visto, no? Cioè, voi penso potreste scrivere tante cose che ha fatto il nostro presidente, che ha provato a fare il nostro presidente, che potevano essere in controtendenza col calcio di oggi, però le ha fatte. Qualcuno mi ha detto, il presidente è uno che ogni giorno all'università propone 10 cose impossibili, se riesce a farne due, cioè che lui sa già che sono impossibili, no? Che magari uno l'ascolta, lo guarda e dice, ma cosa ha mangiato il presidente stamattina? Però magari se riesce a farne due di cose che lui sa che erano impossibili da fare, ha già portato un valore alla sua azienda. Quindi perché uno che ha avuto quel modo lì di pensare, di pensiero, non può pensare di poter portare qualcosa di analogo nel calcio e di uscire dagli stereotipi classici del mondo del calcio? Anche perché è l'unico settore in cui non si fanno i piani di lavoro. Appunto. Cioè nel settore privato, almeno io, ma penso anche per gli altri colleghi, i piani di lavoro sono addirittura triennali. Cioè all'inizio di ogni anno il bilancio di esercizio dice, allora questo e questo e questo saranno le linee guida. La linea guida di questa società è quella di cercare di conservare e di programmare il più possibile con le stesse persone. Il presidente ha detto anche delle cose belle. Il presidente, dopo la terza sconfitta di fila, venne qui e disse che era disposto a perdere 38 partite con me. Quindi non è che ha detto, ha detto anche cose bene, guarda caso da quel giorno la squadra ha cominciato a fare il risultato, no? Quindi ha fatto anche tante altre cose belle, però ovviamente se ne parla sempre un po' meno, perché mi rendo conto che questa lettera, ripeto, ha avuto un clamore per la novità, ma ripeto, se poi ci fermiamo sui contenuti, io credo che non esco penalizzato da questa lettera. No, anche perché poi 2 luglio, primo. Quanto di il primo luglio, cioè quando comincerà? La rosa dovrà essere al completo 90%, aspetti una rosa. Completo, considerando che il mercato apre proprio il primo luglio, diciamo no, ora. Però insomma. L'anno scorso alcuni giocatori sono arrivati l'ultimo giorno, addirittura mi pare Capuano il primo settembre, no? Forse è stato un errore questo. Immagino che tu vorrai, come dire, avere già prima dell'inizio del campionato, già prima della Coppa Italia, beh, io 90% della squadra. Io penso che quello sia un po' il sogno di tutti gli allenatori, no? Ovviamente prima hai almeno l'80, il 90% del gruppo a disposizione, meglio è. Però noi abbiamo la fortuna comunque di avere una programmazione che, a parte quest'anno, che ovviamente col salto di categoria abbiamo dovuto avvicendare tanto per tutta una serie di motivi, poi credo che questa società negli anni andrà a mettere 3-4 tasselli importanti ogni anno per cercare di migliorare questo gruppo. Fino al 16 siete a Cascia? Noi facciamo dall'1 al 4 qua e dal 4 al 16 a Cascia. E poi a Terni? Poi veniamo a Terni. Ma i primi 2 mesi di campionato verranno giocati alle temperature che, quindi prima ci abitueremo meglio è. Avevi chiesto al signor Di Nerva per allenarti, e la società ne ha presi due, quindi sei al centro sportivo. Avevi chiesto di non fermare il campionato di Serie B in occasione del mondiale, e il campionato di Serie B si gioca. Oggi che chiedi? 2 senza 3. E che chiedo in generale? No, che chiedo? Ma io non chiedo nulla, anche perché ovviamente tutto ciò che chiedo lo chiedo a me stesso, che è quello di riuscire a fare quello che vi ho detto prima,
poi se ci riusciamo quest'anno meglio ancora, perché è ovvio che quando ci sono tante squadre che ambiranno come l'anno prossimo, no? Per dirvi, il Modena so che è scatenatissimo sul mercato, so di giocatori di Serie A titolari che sono trattati in questo momento dal Modena, e quindi ovviamente vincere l'anno prossimo vorrebbe dire essere stati tutti bravi, perché l'anno prossimo sarà ancora peggio di quest'anno, e quindi chiedo a me stesso di provare a essere tra i più bravi, di riuscire a fare qualcosa di importante e di inaugurare il nuovo centro sportivo. E di inaugurare il nuovo centro sportivo sarebbe una bella, sarebbe una, se per quello anche il nuovo stadio, però questo lì qualche dubbio ce l'ho. Va bene? Grazie mille. Grazie, arrivederci.